Ciao a tutti, oggi prepareremo l'arista ai profumi di Sicilia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono lonza di maiale, arance, succo e scorza, Grand Marnier, acqua, dado vegetale bimbi, succo d'arancia, scalogno, aglio, olio, prezzemolo, rosmarino, alloro, salvia, sale, pepe, succo d'arancia, amido di mais e burro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo e l'aglio, il rosmarino, la salvia e l'alloro e la scorza d'arancia. Ed azionare il bimby per 7 secondi a velocità 6. Versare il trito sulla carne. Mettere il sale e il pepe e massaggiare bene su tutta la superficie della carne. Aggiungere il succo delle due arance. Lasciare macerare in frigo per 2 ore, rigirandolo ogni tanto. Trascorse le 2 ore, abbiamo ripreso la carne, continuiamo la ricetta. Mettere nel boccale lo scalogno e l'aglio ed azionare il bimby per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Posizionare la carne sulle lame. Versare il succo di macerazione. Aggiungere il dado, l'acqua, il liquore e 400 g di succo d'arancia. Cuocere per 30 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Girare la carne. E proseguire la cottura per altri 30 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Togliere la carne dal boccale lasciando il sughetto di cottura. Abbiamo tolto 200 g di liquido di cottura. Adesso aggiungiamo l'amido di mais, il burro, un po' di succo d'arancia ed azionare il bimby per 8 minuti, 80 gradi, velocità 3. Il sughetto è pronto, versare sulla carne e servire. Arista ai profumi di Sicilia. Grazie e alla prossima ricetta!